Invece sulla giornata di oggi, volevo domandarle, rispetto al tema del riciclaggio, i poteri che ha il Fondo Monetario Internazionale di che genere sono? Cioè voi avete poteri ispettivi, avete poteri di poter chiedere l'esercizio di misure sanzionatorie laddove voi riconoscete che istituzioni nazionali e internazionali pongano in essere attività di riciclaggio? Prima domanda, perché l'accusa che viene mossa al Fondo Monetario Internazionale è di essere tra i soggetti che fanno abbassare la sovranità dei singoli paesi, voi siete accusati di essere causa della perdita della sovranità. Allora, i vostri poteri quali sono? Ma dunque, questa della perdita di sovranità forse si riferisce alla condizionalità dei nostri prestiti, non so se era questo il punto. Insomma, lì ovviamente noi facciamo prestiti e i paesi che ricevono soldi si impegnano a fare certe cose perché noi dobbiamo essere sicuri che questi sono soldi della comunità internazionale e quindi devono essere restituiti in qualche modo. Da qui questo per commentare sulla questione della sovranità. Noi agiamo tramite il GAFI, questo comitato internazionale, quindi noi prepariamo rapporti che vanno al GAFI, quindi non abbiamo un potere diretto di intervento su queste cose, a meno che queste cose non abbiano rilevanza soprattutto per i nostri programmi. Se ci sono attività di illegali di riciclaggio che in un paese in cui non abbiamo programmi, a questo punto noi interrompiamo l'erogazione dei fondi, e ci sono stati casi di questo genere. Se viene fuori per esempio che un paese africano con i soldi che doveva utilizzare per finanziare la sanità o altre spese prioritarie si comprano gli aerei presidenziali e noi interrompiamo i prestiti, quindi questo potere ce l'abbiamo. Per i paesi in cui non facciamo prestiti cerchiamo di agire tramite mettendo pubblica l'informazione. Il 4 dicembre qual è in totale? Dunque, questo purtroppo non si sa, compreso in Italia, questi numeri che sono circolati in Italia sono, non li dico perché altrimenti si continuano a ripetere, non hanno nessuna base. Il sistema italiano è solido da questo punto di vista? Ma come ho detto, dal punto di vista della corruzione, sì. No, come abbiamo detto anche oggi, dal punto di vista della normativa si sono fatti grossi passi avanti, dal punto di vista dell'efficacia. Io credo pure si stiano facendo dei grossi passi avanti, ma io credo che il dottor Cantone stia facendo un ottimo lavoro.